Allora, oggi diciamo che è la giornata ideale per fare una piccola gita in bici, per farvi vedere, come negli anni l'acqua di questo posto e di conseguenza gli agricoltori di questo posto sono stati costretti ad abbandonare questo tipo di campagna. Vi faccio vedere. Qua cominciava quindi il suo corso proprio in questa specifica valle all'interno di quella montagna, nel sottosuolo quindi scendeva per poi andare ad accumularsi in questo lago artificiale, scusate, naturale, che ora non potete notare perché è coperto appunto da questo canneto verde. Di questo lago naturale quindi usufruivano anche gli agricoltori di questo posto per irrigare quindi questa zona specifica, ma anche per poter diramare l'acqua verso il fondale di questa vallata. Il fondo di questa vallata, di tutti appunto, gli agricoltori proprietari, di questi terreni. A Quando è venuto onde era l'acqua, l'ultimo cane? colonizzato? L'acqua. Onde? Proprio andava una cedda, andava su pallone alto, su tavolo. Chi è tutta acqua, Andava sì, una va. cedda che l'acqua era stata in inverno sempre uguale, là. Perché se mantiene verde, io ho tutto l'acqua che corre a giro. L'acqua che io non è che io non si cama, sempre uguale, corre. E gioca a E vedere. cabbe varavano? Una volta era tutta bevoratezza, una volta andava a queste cose, una volta qua, era tutto coltivato, aveva panicole e cose, una volta era ortaggio, una volta. Ma è abbandonato tutto, ma è abbandonato. Fatto il video dall'alto, specificatamente dalla casa di mio nonno, vi porto qui proprio in mezzo al canneto verde, in questo bosco verde, diciamo, in questa magnifica natura, e proprio per farvi notare che in questa zona c'è appunto dell'acqua. Ora non so, magari voi mettendo pausa al video, laggiù in fondo potete notare l'acqua che si accumula e in più specificatamente se andiamo da quest'altro lato. Stando un attimo in silenzio, potete ascoltare l'acqua che scorre. Bene, da qui l'acqua appunto si diramava verso il si diramava sempre verso il fondale di questa zona per poi irrigare tutta l'agricoltura. Intanto il cavallo ci sta salutando in fondo. Allora, ci salutava da lontano, mi sembrava doveroso venire a salutarlo, giustamente. Ciao, bello. Questo cespuglio di spine, dove crescono appunto le more nere, eccole qua, che tra l'altro vi invito anche ad assaggiare perché è veramente buone. Scorreva l'acqua tramite un canale apposito. Il canale stava proprio dietro queste pietre. Ora ve lo faccio notare in maniera più specifica. Dentro questo canale quindi scorreva l'acqua e l'acqua si diramava direttamente in quella cebbia che nel prossimo video vi illustrerò. L'acqua veniva accumulata lì in quella zona verde che vedete là in fondo proprio perché passava nel fondale di questa strada qui. Quindi da quella zona lì proveniva di sotto e in quella zona verde, diciamo, c'è ancora attualmente una cebbia che ora ovviamente è abbandonata, che però di conseguenza fa ancora accumulare un po' d'acqua nel sottosuolo e quindi si crea quella zona verde lì che voi vedete, per poi l'acqua quindi diramarsi ancora verso il fondo di questa valle che potete notare molto facilmente. Cose più caratteristiche, forse più belle, di questo viaggio che vi sto facendo percorrere è la caratteristica di questo ponte molto antico, che ora vi sto zoomando appunto. Sopra questo ponte passava il ruscello d'acqua che proveniva proprio dall'alto della montagna dove inizialmente nel video vi ho fatto vedere. Quindi scorreva l'acqua verso il basso, passava sopra questo ponte e
dal basso di questa strada, dove ora sono io collocato, passava dall'altro lato di questo prato, per poi andare a terminare la sua corsa in questa zona, che nel finale di questo video vi mostrerò, dove la gente irrigava, sfruttava l'acqua appunto per irrigare. Non se ne si accorge di questo di cosa qua, e si va tutto intorno alla santiera, torna dove gli si parla, vedi? Ok. E ne c'è proprio questo punto sì, cane. Questa tutta strada qua, che gli acqua che gli amassi che mi e questo. Si siamo arrivati alla base di quella montagna da dove eravamo partiti, da dove appunto partiva il fiume d'acqua, che è il piccolo ruscello d'acqua che andava a irrigare tutte queste zone. Quindi da quella montagna l'acqua scendeva verso il basso di questa collina, quindi fino ad arrivare a questa specifica base e in specifico modo in quella vasca che ora vi sto zoomando, dove l'acqua si accumulava e la gente quindi usufruiva per i valli l'acqua in eccesso che si riempiva dentro appunto quella vasca, andava a finire in quel fiume per poi ovviamente andare a finire al mare. Purtroppo ora, come vedete, questa zona l'agricoltura è abbandonata. I posti dal racconto di mio nonno, dal racconto degli anziani di questa zona, è angosciante vedere e sapere come questi posti appunto sono stati abbandonati, dove appunto si produceva l'agricoltura biologica. Oggi la gente preferisce quindi meglio il cibo che di biologico, ovviamente ne ha poco a che vedere con quello che si produceva già 30-40 anni fa. Beh, questo è tutto ragazzi, spero che la mia piccola avventura vi sia piaciuta. Non dimenticate di mettere mi piace e perché no, magari anche condividere se pensate che possa migliorare anche l'idea di altre persone. Ciao ragazzi, un saluto.